sicuramente uno tra gli interventi più significativi e brillanti, se non altro perché siamo andati veramente sul pratico, cioè abbiamo dato indicazioni specifiche su quelle che sono, insomma, pratiche di corretta e sana alimentazione, e soprattutto abbiamo anche detto di che cosa diffidare. Sì, importante non essere talebani, avere la consapevolezza di quello che si fa, che purtroppo nel campo dell'alimentazione tutti si sentono professori, ritengono di dover dare consigli a tutti i livelli, perché la dieta non fa male immediatamente, fa male nel lungo termine, quindi i danni si vedono nel tempo, quindi è importantissimo che siano fissate le corrette basi. Come dico sempre, una casa non si fa bene se non ci sono delle ottime fondamenta, quindi per costruire una buona dieta bisogna avere le basi scientifiche e ovviamente il buon senso, che altrimenti senza buon senso non si va da nessuna parte. Giusto, e tra l'altro oggi, insomma, abbiamo avuto un, e continuiamo ad avere, a dire la verità, adesso che osservo meglio, un pubblico di giovanissimi. Quanto è importante per le giovani donne, in età dello sviluppo e non solo, garantirsi una sana e corretta alimentazione? È importante per tutti i giovani, le donne in maniera particolare perché hanno anche delle pressioni tipo sociale relativamente all'aspetto corporeo, al peso forma, e purtroppo il nostro tipo di società induce errati concetti che i giovani recepiscono per poter essere, per poter appartenere alla società, si fa facendoci del male. Bisognerebbe proprio uscire da questo sistema del dover essere come vogliono gli altri, essere semplicemente se stessi avendo le corrette guide dal punto di vista nutrizionale, né troppo poco, quindi non anoressiche e neanche obese. Ecco, a proposito di anoressia, chiudiamo con questo, no? Mi interessava capire questa malattia, disturbo anche mentale, perché lei mi insegna che l'anoressia parte dalla testa, non necessariamente dal nutrirsi, dal non nutrirsi, cioè l'impulso viene dal cervello. Ecco, a che punto siamo? Cioè, le ragazze di oggi, c'è una diffusione, ultimamente anche è stato scoperto addirittura che sui social media vengono diffusi in modo così disordinato consigli spiccioli su come dimagrire a delle giovanissime, ma non è pericoloso? È pericolosissimo, ma il problema dell'anoressia, come diceva lei, non è alimentare, è mentale. È la risposta alimentare di rifiuto della genitorialità, della società. L'anoressia non esiste laddove c'è la fame, perché non è una risposta diciamo di incontro attitudine, è semplicemente nel caso dei paesi occidentali dove il cibo è abbondante, è un rifiuto della genitorialità o comunque dell'istituzione. Io non mangio per farti dispetto. Allora bisogna vincere da quel punto di vista, perché l'anoressico gli potete dare tutti gli ausili di tipo nutrizionale possiamo avere e non mangerà, perché deve fare un gesto di rifiuto. Grazie.